E dopo i nostri pellegrinaggi nei luoghi delle apparizioni della Madonna, prima a Parigi, le apparizioni della Madonna a Suor Caterina Labouré, poi a Lourdes, le apparizioni a Bernadetta Soubirous, e poi abbiamo planato facendo un viaggio fino alla Chiesa delle Tre Fontane in Roma, a Santuario delle Rivelazioni, o meglio a Santuario della Madonna della Rivelazione, dove la Madonna apparve nel 1947 a Bruno Cornacchiola. Oggi andiamo in Calabria, non in un luogo di apparizione, ma ci vogliamo un attimo confrontare e ascoltare il grande amore che un vescovo, Monsignor Pietro Raimondi, nutriva per la Madonna e questa devozione che lui ha utilizzato come strumento di evangelizzazione e come modo perché la gente potesse appunto vivere la pietà mariana come opportunità e occasione di conversione. La sua figura, il suo messaggio, la sua vita è stata sintetizzata in un libro di Don Giovanni Celia che è stato pubblicato da poco, appunto dal titolo Monsignor Pietro Raimondi, il vescovo parroco. È morto nel 1987, quindi è più o meno recente, ed è stato vescovo di Crotone. Prima appunto è stato parroco, un parroco molto amato, un parroco molto stimato. Ma per chi vuole conoscere la sua vita potete accedere anche online ai siti che parlano di lui e quindi anche potete acquistare questo libro. In una lettera pastorale, voi sapete che i vescovi scrivono le lettere pastorali alle loro comunità, bene, Monsignor Pietro Raimondi parla della devozione del suo popolo, della devozione del popolo calabrese, del popolo di Crotone, di cui era stato nominato vescovo. Bene, in questa sua prima lettera pastorale, il vescovo racconta: ebbi la fortuna nella prima settimana del radioso maggio del 1935 di essere presente al congresso mariano e all'incoronazione della Madonna, sulla cui fronte stelle di gemme fulgide furono messe dalla pietà del popolo di Crotone. Con grande commozione rivedo la stanzetta, ricorda il vescovo Pietro Raimondi, assegnatami in episcopio, il tratto gentile dei signori canonici, le manifestazioni solenni, le grandi adunate in cattedrale, la processione, le obertose campagne attraversate per giungere al santuario della Madonna, proprio al capocolonna. Ed il mio anima si esalta, scrive Monsignor Pietro Raimondi. Si esalta perché i devoti di Maria non possono perire. Che cosa vuol dire che i devoti di Maria non possono perire? Ve lo dico domani, Parri Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!